L'Inter ha subito una sconfitta clamorosa, ancora una volta contro il Sassuolo, che non vinceva da 7 gare. Si può dire che l'esito del campionato ora è in bilico e che gli equilibri sono stati scossi falsando la lotta salvezza. Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. I più paranoici pensano che il risultato sia figlio degli ottimi rapporti tra le due società, dove l'Inter da anni acquista nel mercato neroverde, vedi Frattesi, Sensi e CC. Una sconfitta imbarazzante che ha aperto le porte a interrogativi cruciali sulla lotta per la salvezza. L'Inter, schierando le sue seconde linee, è sembrata giocare senza l'urgenza e la determinazione necessarie, mentre l'allenatore Inzaghi ha sorprendentemente mantenuto in campo un giocatore ammonito anziché sostituirlo. Alfredo Pedullà, noto giornalista sportivo, non ha risparmiato commenti duri nel suo intervento a Sport Italia. Non credo nei rapporti di amicizia o nella bestia nera nel calcio. L'Inter oggi ha giocato come se fosse in vacanza, senza mai tirare in porta una prestazione con la sdraio e l'ombrellone aperto. Imbarazzante. Se tutte le squadre facessero così, l'intero campionato sarebbe compromesso. Consigli, il portiere del Sassuolo, ha detto che è stata solo fortuna, ma in realtà l'Inter non ha giocato. Guardando il calendario, sembra che la corsa per la salvezza sia stata completamente rimescolata. Queste parole accendono un dibattito più ampio. Cosa significa questa sconfitta per il resto della stagione? E soprattutto, che effetto avrà questo risultato sulla lotta per la salvezza e per le altre squadre che lottano per rimanere in Serie A? Raccontaci la tua opinione nei commenti. Pensi che questa sconfitta abbia davvero rimescolato le carte del campionato?